Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Mediaset e lo studio della strategia da seguire in vista della prossima stagione. Non soltanto altro spazio ai reality, ma anche ulteriori miglioramenti da apportare a programmi che già sono in grado di assicurare importanti ascolti. Tra questi figura certamente il programma a firma di Maria De Filippi, Tu sì che vales. Per l'edizione 2022 si prevede una novità clamorosa. Quale? Sono davvero giorni caldissimi questi in casa Mediaset. E nulla hanno a che fare con le elevate temperature esterne, da anni mai così alte nel mese di giugno. L'alta temperatura si percepisce chiaramente ai piani alti dove si decide la programmazione per la prossima stagione e le strategie da seguire per fare coincidere qualità dei prodotti offerti e bilancio. Da un lato la politica dei reality, che sembrano essere diventati determinanti all'interno della rete Ammiraglia, Canale 5, dall'altro il tentativo di migliorare le trasmissioni storiche che assicurano audience ed introiti. I programmi firmati e condotti da Maria De Filippi sono da anni il grande traino per l'intero gruppo televisivo. In queste ore stanno filtrando importanti novità riguardanti un programma seguitissimo su Canale 5, Tu sì che vales 2022. Quali nuove in arrivo? Mediaset e il nuovo Tu sì che vales. Non inganni la calura estiva, sono ancora in tanti a lavorare. E tra Cologno Monzese e Roma è già partita la grande sfida che partirà quando il sole caldo dell'estate sarà soltanto uno struggente ricordo. Mediaset e Rai scaldano i motori e fanno scendere in campo i loro campioni, coloro che si sfideranno a colpi di audience ogni sabato sera, la vera serata televisiva. E se da un lato la Rai e Milly Carlucci affilano le armi per migliorare ancora il dancing show del sabato sera, ballando con le stelle, Mediaset e Maria De Filippi rispondono da par loro, gettando nella mischia un format televisivo pressoché imbattibile, Tu sì che vales. In riferimento all'edizione del programma del sabato sera di Canale 5, spuntano delle indiscrezioni che lasciano letteralmente a bocca aperta. Quali? Ci sarà un'esclusione eccellente? Un cast stellare, e numeroso, è sempre stata la caratteristica del programma di Maria De Filippi. Quattro conduttori, quattro giudici più un giudice speciale. È stato Davide Maggio, come riportato da gossip.com, a lanciare l'indiscrezione che un volto dello staff del programma potrebbe abbandonare. Lo ha fatto attraverso le sue stories su Instagram. Ma di chi parla? I quattro giudici, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi ed il giudice speciale, Sabrina Ferilli, sono pressoché intoccabili. Dei quattro presentatori Belen Rodriguez, Alessio Sacara e Martin Castrogiovanni sembrano trovarsi in una botte di ferro. Allora rimane soltanto lei, Giulia Stabile, volto vincente di Amici e pupilla della stessa Maria De Filippi. Sarà lei ad abbandonare il programma? Certo è che Giulia Stabile è una bravissima ballerina, non conduttrice, perlomeno non ancora. Qualche critica ricevuta la scorsa stagione non sarebbe eventualmente la causa del suo abbandono. Probabilmente vuole riprendere il suo percorso come ballerina, ma ripetiamo che quella di Davide Maggio è soltanto un'indiscrezione, non c'è ancora nulla di ufficiale. I fan della ballerina non devono disperare. Tra breve conosceremo la verità, tra conferme ed eventuali addii. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.